primo tempo della sfida tra i Rasta Power e CSK Amusk, il risultato è ancora sullo 0-0. Tra i Rasta Power, amorosa, diciamo, quasi l'assenza di Capitan Paoli tra i pali. Tortora prova ad arrivare su questo pallone, quasi ci uccideva. Santullo, lo scambio, fermato, ancora Santullo. Una serie di rimpalli, fase confusa di gioco. Prova il tiro dalla distanza. Blocca senza problemi Conso. Lungo rilancio a cercare l'isolato Tortora. Fermato adesso Corvino. Ci spiega un po' con un compagno. Prova ad arrivare il numero 22 dei Verdi. Una palla uscita ormai già da tempo in fallo laterale. Tortora, tocco corto. Punto un avversario, lo dribbla. Torna ancora. Va sulla fascia, si allunga troppo il pallone che finisce in fallo di fondo. Di consueto il saluto a Massarri. Salve. Flaminio, portiere in prestito per il Rasta Power, lancio lungo verso Santullo, sponda di testa, prova Covino, si inserisce tra le linee difensive avversarie. Il colpo di testa finisce sul fondo. Adesso Conso. Seguiamo questa ultima azione, Conso, lancio lungo. Tortora, sempre abbastanza isolato, fermato dal colpo di testa del difensore del Rasta Power. Tortora che recupera il pallone, si incarica anche della battuta. Osserva la situazione, prova il tiro forte in mezzo, fermato ottimamente, può partire il contropiede del Rasta Power. Ancora Santullo, si gira, fermato. Prova ancora il numero 8 dei Verdi, Santullo ancora adesso il lancio indietro verso Corvino, non capisce, era andato in avanti, adesso Flaminio spazia il pallone, ultima azione, la sponda di Santullo e il tiro al volo e chiudiamo qui il nostro collegamento. Con Tortora MVP del match vinto dai CSK contro i Rasta Power per 4-3, una dichiarazione a fine partita. Guarda, non è stata facile, perché su 4-2 avevamo pensato di averla vinta. Siamo un poco ammosciati, però ha segnato anche lui. Quindi... Una dedica speciale, un tuo compagno di squadra forse. Finire Pasquale, canta e finire. Va bene, grazie. Mi ha passato di lui è fondamentale. Ok, grazie.